Ciao ragazzi, come state? Finalmente oggi sono riuscita a tornare dopo 3 mesi. Aspettate, marzo, aprile, siamo a maggio, sì, diciamo 3 mesi. E finalmente da Tiger. Come sapete, io non ho un Tiger vicino, quindi ho dovuto ovviamente aspettare. Sono rimasta a casa, anche se magari qualcuno di voi mi ha scritto sotto i commenti, visto che li ho postati durante la quarantena, se ero uscita. Ma ragazzi, ero a casa, siccome avevo un po' di video vecchiotti, li ho montati e ve li ho appunto pubblicati. Perciò sono passati, come dicevo, 3 mesi. E adesso sui negozi Tiger c'è questa super mega promozione di tantissimi articoli scontati al 50%. Quindi, ragazzi, come potete vedere, ci sono qua 3 borse piene di cose di Tiger. E veramente, ragazzi, allora, io continuavo a buttare dentro al carrellino. A un certo punto dicevo, mamma mia, chissà quanto sto spendendo, cioè, non, no, no, non posso spendere. Infatti alcune cose le ho anche messe via, rendiamoci conto, perché mi sembrava veramente di spendere una follia. Avevo il carrello pieno, mai avuto pieno il carrello di Tiger. E ragazzi, ho speso soltanto 29 euro, che poi, tra l'altro, con i punti dell'applicazione di Tiger, ho avuto anche un buono da 3 euro, e vi faccio vedere, sono tornata dentro e mi sono comprata questo. Quindi questo porta un po', porta tutto, perché veramente ci si può mettere di tutto e di più. L'ho avuto gratis, quindi fantastico, cioè sono troppo contentissima. Ok, allora adesso sposto le borse perché praticamente stanno occupando tutta la scrivania, e vi faccio vedere man mano tutto quello che ho preso e sono super super contentissima. Vi dico anche quanto costano, dovrei avere lo scontrino, così eventualmente se avete qualche negozio Tiger vicino sapete più o meno cosa c'è in promozione. Poi credo che ogni Tiger abbia anche cose differenti, non sono raro tutte uguali, però devo dire che sono veramente molto molto soddisfatta. Quindi ora tolgo le borse. Allora, ci sono veramente contente, infatti ragazzi, veramente super emozione, veramente, veramente, ok? Avrò detto troppe volte, scusatemi, ma che vi devo dire? Allora, ecco qua, liberata la scrivania, quindi iniziamo. Allora, la prima cosa che vi mostro è questo kit, cioè questo kit è un gioco. Allora, è un gioco che ho visto che giocavano dei ragazzi giapponesi su Facebook, ma ancora tantissimi mesi fa, forse anche l'anno scorso, devo dire. E questo è il gioco, si chiama Duck Game, quindi un gioco della papera in miniatura. Praticamente bisogna non bisogna far cadere la papera. Chi fa cadere la papera ha perso. Costava 1 euro. Questo non era in promozione, cioè la promozione è quello, sapete, dei prezzi piccoli, insomma. Ho detto, ma sì, dai, al massimo ci gioco da sola. E quindi ho preso questo a 1 euro. Poi ho trovato scontate queste luci di carta. Guardate che carine che sono, cioè sono adorabili. E le voglio sostituire a quelle che sono là in alto. Zoom, eccole qua. Queste del gatto che praticamente non si vedono niente. E quindi volevo metterci queste. Ne ho prese due, come vedete, due scatole. Questo è lo scontrino, ragazzi. Cioè, guardate che lungo. Allora, quelle lì le ho pagate. Boh. Allora, no, no. Ah, ecco, la catena di luci costavano 1 euro e le ho pagate 50 centesimi l'una, quindi praticamente niente alla fine. Hanno 20 luci LED e vanno con delle batterie AA, se non ricordo male. Sì, due batterie AA. Perciò ho approfittato e le ho comprate. E queste costano 1 euro, non erano scontate, perciò vabbè, per 1 euro così ho anche le mie lucette e sono anche con i colori bellissimi, mi piacciono tanto, quindi sono contentissima. Poi ho trovato il kit scrapbook amore,
Allora, io non sono pratica dello scrapbooking, però mi ha sempre incuriosito e perciò ho deciso di acquistarlo al modico prezzo di 2,50 euro. Costava 5 euro, ma l'ho pagato 2,50 euro. Questo è dedicato all'amore, quindi penso che farò qualcosa per me e il mio ragazzo, per Matteo. All'interno c'è tutto questo che vedete. Quindi sembra veramente molto molto carino, non lo so come verrà fuori, non so se magari faccio un video per mostrarvelo, non lo so, vedrò man mano, però sono tanto contenta. Poi la prima borsa è finita, tra l'altro ho preso anche la borsa a 1 euro invece di 2 euro, purtroppo mi sono resa conto adesso praticamente che ne ho prese due uguali perché hanno due fantasie diverse, una dalla parte e una dall'altra. Quindi qua abbiamo questo bicchiere con il fiore e la scritta Aloha, mentre dall'altro abbiamo quest'altro drink con scritto Happy Summer. E vabbè, ne ho prese due uguali, e invece di pagarle 2 euro l'una, le ho pagate 1 euro l'una. Continuiamo. Allora, poi ho trovato questo tappetino di erba finta, è un 25x75 cm. Questa ne ho presi due, uno però l'ho già dato a mia mamma che potrebbe tornargli utile, e queste le ho pagate, mi pare, 50 centesimi. Sì, esattamente, 50 centesimi, costava 1 euro e quindi l'ho pagata 50. E vorrei utilizzarlo, non so, magari per metterci sopra le bamboline, insomma, per fare qualcosa di decorazione. Proseguiamo. Adesivi, non potevano mancare gli adesivi. Questa è la serie della scorsa estate, mi pare, non mi ricordo più, anche se poi l'avevano riproposta di nuovo, non lo so perché. Questi, se non sbaglio, li ho pagati 25 centesimi. Aspettate, allora, dove sei? No, pennarelli, no, adesivi, eccoli qua. Sì, li ho pagati 25 centesimi il set. Costavano 50 centesimi, li ho pagati 25. Guardate che carini, sono adorabili. Poi, proseguiamo. È uscita la linea delle ciliegie. Tanti sono impazziti per questa linea. Sinceramente, a me non è piaciuta tanto, a parte questo quaderno. È un, come lo chiamano loro? Un taccuino con penna e memo adesivi. È in cartoncino, cartoncino duro. Qui abbiamo dei note e qua abbiamo a questo punto i fogli a righe con la penna. Questo l'ho pagato. Allora, quanto l'ho pagato? Questo 1,50 euro. Costava 3 euro e quindi l'ho pagato 1,50 euro. Ne ho diversi di questa tipologia, però li trovo comodissimi. Anche adesso, sinceramente, mi sto trovando benissimo a utilizzare dei diari vecchi, magari degli anni passati, che non ho scritto, per scrivere appunti, note, insomma, per avere sempre a portata di mano quello che mi serve. E quindi per 1,50 euro così carino l'ho preso. E credo che sia l'unica cosa della serie ciliegie che ho acquistato. Proseguiamo. Allora, cosa c'è qua? Ho preso la colla sì, la colla, la pistola per colla a caldo. Allora, c'era questa, come vedete, questo fucsia, ma non è neanche fucsia, vabbè, un colore abbastanza tendente al rosa, insomma, mettiamola così, con i glitter dorati e la parte così turchese. C'era anche nera, glitter oro e turchese, sempre con il glitter oro, mi sembra. Però questa non lo so, mi ispirava. Non sono un amante del rosa, però questa mi ispirava. E anche questa scontata al 50. L'ho pagata. Dov'era? L'ho vista prima, la pistola per colla a caldo, eccola qua. 2,50 euro invece di 5 euro. Adesso non ho mai provato la pistola, insomma, di Tiger, quindi onestamente non so come funziona. La mia, cioè, funziona, però snì, nel senso è un po' per là. Quindi ho detto, bah, proviamola per 2,50 euro, magari funziona e quindi non è andata male come acquisto. Un'altra cosa che ho acquistato, questa è per il negozio, la penna, diciamo, per i clienti.
che le mie colleghe continuano sempre a dimenticarsi di lasciare la penna dedicata, insomma, per i clienti, ho deciso di prendere questa, che così noi la mettiamo in cassa e i clienti la prendono, firmano e poi se la rimettono qua, così sappiamo che è questa e fine. Questa l'ho pagata 50 centesimi, quindi direi che è un acquisto che ci sta tutto, ed è fatta anche bene, perché guardate, anche i gommini di gomma, vabbè, il nuovo italiano, però sì, sono dei gommini in gomma, quindi ci sta, e sono tipo antiscivolo, quindi fantastica. Vediamo come scrive, penso in blu, sì, esatto, scrive anche bene. Quindi messa qua, la usano i clienti e basta, e direi che va benissimo, poi per 50 centesimi a voglia. Poi proseguiamo, ah, mamma mia, quante cose, allora aspettate, cerco di tirare fuori il contenuto della seconda borsa, ok, allora, ho trovato, aiuto, sempre della linea Kawaii, questo astuccio che, ragazzi, io lo stra adoro, cioè è bellissimo, veramente, non sarà fatto veramente benissimo, però è bellissimo, cioè è bella l'estetica, un po' meno l'uso, vabbè. Allora, praticamente è un autobus che sta, il gatto sta guidando questo autobus con in parte tutti, diciamo, i personaggi della serie Kawaii, e sono troppo bellini, le ruote sono delle ciambelle, lo adoro, e questo devo averlo pagato, se non ricordo male, 1 euro. Allora, vediamo, calendario, sì, c'è anche un calendario, vabbè, quando lo troverò ve lo dico, perché sinceramente non lo trovo, dove sei? Boh, mi sembra comunque 1 euro, quindi costava 2, mi sembra 1 euro, però ragazzi è troppo carino, ce l'ho stradoro, ok, quindi questo lo mettiamo qui, casca tutto fra poco. Poi ho acquistato l'ultimo, non ce n'erano più, questi adesivi a tema San Valentino, molto molto carinissimi, e anche questi sempre al 50% li ho pagati 50 centesimi, quindi ci sta, sono troppo adorabili, cioè veramente sono belli. Proseguiamo, allora, ho acquistato questo set di timbri in legno, che sarà appunto più per l'agenda, come vedete c'è un rettangolo con i quadratini per fare la to-do list, oppure ci sono soltanto i cerchi, quindi possiamo metterli dove vogliamo, qui per mettere il titolo, diciamo un po' per utilizzare il bullet journal, e qui invece l'ora, e questi li ho pagati, allora, stampini in legno, eccoli qui, 1 euro invece di 2, quindi ottimo. Proseguiamo, ho acquistato anche questo, allora, veramente lo cercavo ancora da AliExpress, sinceramente avevo visto dei fogli rettangolari giganti e avevo provato a prenderli ma non mi ispiravano, praticamente per fare tipo un planner dei 100 giorni, in 100 giorni fare tot cose, l'ho trovato qui da Tiger, e questo ah no, scusate, il portamatite Kawaii, sì, 1 euro, l'ho trovato, scusate, adesso mentre leggevo. Allora, questo qua l'ho pagato solo 50 centesimi invece di 1 euro, ve lo mostro. Praticamente ci sono 100 giorni da compilare, divisi 2 a foglio. E alla fine c'è scritto time to plan the next 100, quindi il tempo è ora di pianificare i prossimi 100. Magari se qualcuno vuole porsi un obiettivo da fare in 100 giorni, si suddivide, insomma un po' per organizzarsi. Poi una cosa che in tanti stanno acquistando, e quindi l'ho acquistata anch'io perché voglio provarlo e non l'ho ancora provato, è il bullet planner. Allora, come sapete, stanno andando tanto di moda
Io ho provato un po' a seguire, ma non sono ancora riuscita a crearne uno, perciò ho detto, anche se non lo faccio ora, almeno ce l'ho e quindi quando voglio posso iniziare subito, senza dover aspettare di andare a comprarlo, magari anche a un prezzo eccessivo. Questo costava 5 euro, ma l'ho pagato 2,50 euro. È di questo verde bellissimo che stra-adoro. L'interno è tutto puntinato. Anche dei segnapagina e alla fine abbiamo anche una taschina. Ah, tra l'altro, queste cose non le avevo viste. Aspettate, ragazzi, ho visto qualcosa di interessante. Allora, New Year's Same Me, quindi nuovo anno, la stessa, me stessa. Ah, e qua bisogna scrivere praticamente acqua, gli esercizi, insomma, ci sono qualche idea. Carino. Forse anche sul davanti c'è qualcosa, vediamo. No, davanti non c'è niente. Comunque, insomma, per 2,50 euro non mi sembrava male come idea. Poi proseguiamo. Ho trovato questo calendario dei compleanni. Allora, me ne serviva assolutissimamente uno per scrivere, ma a parte, vabbè, i compleanni dei miei parenti me li ricordo, però poca memoria, sinceramente, ragazzi, sono onesta. E quindi l'ho preso anche per mettere tutti i compleanni delle ragazze con cui faccio corrispondenza, insomma, per avere ogni mese l'idea di chi compie gli anni. E questo qua l'ho pagato lo stesso 50 centesimi. No, scusate, meno. Calendario compleanni. No, impossibile. No, no. Ragazzi, sul serio, l'ho pagato 25 centesimi. Wow! Potevo prenderne due. Allora, ve lo faccio vedere. Anzi, lo vedo anch'io perché non ce n'era uno aperto. Vediamo come. Allora, Birthday Candler. Candler, sì, calendar, ok. Allora, non riesco ad aprirlo. Allora, prendo un attimo in mano la videocamera così ve lo faccio vedere. Allora, praticamente mese per mese e a righe. Sinceramente l'avrei preferito magari la versione a quadri, però magari così ci stanno più cose scritte. Vabbè, carino. E per 25 centesimi, cioè praticamente niente. Quindi anche questo, e poi devo mettermi a compilarlo. E abbiamo finito anche la seconda borsa. Iniziamo con la terza. Allora, nella terza borsa troviamo un po' di tadan! Sono zucchero filato, cioè io, allora, devo essere sincera, devo ringraziare tantissimo Manuel di Toys Expression, perché in una sua recensione lui ha, insomma, provato lo zucchero filato, ha detto che era buonissimo, che lo prendeva sempre. Io sono un amante dello zucchero filato, ma non l'avevo mai provato. Costa 1 euro, non era in promozione. E l'avevo già preso una volta, questa la fraga per provarlo, e ragazzi, l'ho finito nel giro di 5 minuti, proprio buonissimo, adorato, cioè veramente fantastico. Quindi sto giro ho preso di nuovo questa la fragola e in teoria dovrebbe esserci un altro barattolino, quindi due barattolini di questa la fragola e ho trovato questo nuovo gusto di chewing gum, quindi non lo so, lo proverò anche questo perché è il gusto di chewing gum. Gomma da masticare allo zucchero filato si chiama. Vabbè, e questo come lo traducono? Scusate. Zucchero filato alla fragola. Vabbè, ok. Mi lascia un po' perplessa, però va bene. Un'altra cosa super carinissima che ho visto, infatti l'ho guardata due volte per capire, ma era proprio scontata, sono questi pennarelli a punta sottile. Ce ne sono 12 all'interno. Sono questi colori da una parte e questi più freddi dall'altra. E questi li ho pagati 1,50 euro invece di 3 euro. Dovrebbero essere dei pennarelli a punta super sottile, un po' come le penne giapponesi che io adoro. Sì, esattamente. Quindi sono super contentissima. Fantastico. Bello, mi piace. Continua la mia raccolta di la mia collezione di penne e pennarelli. Poi, anche questo, ecco ragazzi, me l'ho già dimenticata, come non detto.
Allora, siccome vorrei far essiccare un po' di fiori per poi metterli nella resina, voi direte ancora con la resina, ma non è ancora fatto niente. Sì, lo so, ragazzi, è un pezzo che dico che devo ricominciare, ma tra una cosa e l'altra non ricomincio mai. Ho trovato questo kit, Flower Press Kit, appunto per pressare i fiori. Con in teoria dovrebbe esserci anche questo quadernino dove appunto scrivere e attaccare i nostri fiori pressati. Poi se volete faccio un video dove lo vediamo insieme. E questo kit, allora, questo kit l'ho pagato, non lo so. Allora, penso che sia questo kit DIY libro, ma non mi pare, però vabbè, penso che sia questo. Costava 5 euro e l'ho pagato 2,50 euro, quindi anche questo. Poi ho acquistato questo set di 3 penne nere, come vedete, con 3 punte diverse. Vediamo, c'è scritto anche quanto... no, aiuto. Quindi questa è la punta super sottilissima, dovrebbe essere penso 0,25, credo, non so, non c'è scritto, no. Poi abbiamo questa, che questa mi ricorda una di quelle penne nere che si usavano anni fa. E per finire c'è questa, che dovrebbe essere proprio più grossa. Sì, questo è il classico pennarello. E queste le ho pagate 1 euro invece di 2. Mettiamole insieme i pennarelli. Proseguiamo. Allora, ecco qua l'altro, aiuto che spacco tutto, l'altro zucchero filato alla fragola, sempre come dice, 1 euro non è scontato. Poi ho acquistato questa mini lavagna luminosa. All'inizio non volevo prenderla perché ho detto boh, cosa ci metto qua, non so, poi ho visto che comunque c'erano anche tutte le lettere, ho detto ma sì dai, magari mi invento qualcosa più piccolina, o anche quella grande, ma non la sto usando perché occupa tanto spazio, magari questa piccolina in scrivania potrei anche metterla. E questa l'ho pagata 2 euro invece di 4, quindi ci sta tutto. Ho quasi finito, ragazzi, eh? Sì, anzi, l'ultima cosa vi mostro, sì. Beh, a parte la seconda borsa in tela, che è uguale a quella di prima, che ho pagato 1 euro invece di 2 euro, l'ultima cosa che vi mostro è questa box. Eccola qua. Non ci sta più niente sulla scrivania. Allora, questa è una box per dividere quello che mi serve, insomma, quello che di cui ne ho bisogno, e l'ho pagato... non lo so, ragazzi. Porta matite, calendario, adesivi, boh, non lo trovo. Catena luci, ho penso 1 euro, credo. Barcode Pink Table, no, non credo che sia questo. No, non lo so, vabbè ragazzi, comunque l'ho pagato o 1 euro o 2, non di più, insomma. È praticamente questo raccoglitore, ve lo apro. Allora, togliamo via. Ecco qui, all'interno abbiamo... tutte queste cartelline che si sono praticamente affossate. Quante ce ne sono? Caspita!
Ok, ce l'ho fatta. Adesso sono tutte un po' spiegazzate, vabbè. E mettendole così dritte, ovviamente non ci sono veramente. Ho patato. Ok. Si può dividere insomma quello che occorre. Non so se magari utilizzarlo per gli indirizzi, non lo so, ci devo pensare, però mi è sembrato veramente molto utile e quindi l'ho preso anche poi per il costo. Bene ragazzi, quindi questo è veramente tutto quello che ho acquistato oggi da Tiger e veramente ragazzi sono super impressionata, sono super contenta, anzi aspettate, devo aggiungere le due borse, le metto qua laterale, ma no, non ci sta neanche, aiuto, le due borse e anche questa che mi è venuto praticamente gratis, qui, cioè veramente... Vi faccio scusate perché devo farvi vedere la panoramica o la scrivania stracolma. Tutto questo l'ho pagato in totale 29 euro, quindi mettiamo che appunto era quasi tutto il 50, solo 60 euro. Mamma mia, vabbè, un bel risparmio, che dire, decisamente. Ok ragazzi, quindi non so, ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti, se vi va di vedere il video appunto del kit per la pressa dei fiori, poi abbiamo lo scrapbooking, poi cosa abbiamo? Abbiamo un po' di cosette da fare adesso sinceramente, quindi sono veramente troppo contenta, troppo euforica. Io vi ricordo l'applicazione di Tiger per chi non l'avesse ancora scaricata, ora ve la mostro, allora aspettate che ve la apro. Eccola qua, si chiama Fly Tiger Jungle e adesso vabbè hanno prorogato ancora i punti vecchi perché in teoria dal 1 aprile doveva iniziare, dal 1 aprile mi sembra, fatemi capire, sì dal 1 aprile doveva iniziare un nuovo programma, poi con tutto quello che è successo ovviamente è saltato. E niente, io ve lo consiglio perché a parte che è una raccolta punti, ogni euro che spendete, se non sbaglio, sono 100 punti, non mi ricordo più. Aspettate che vediamo, ho caricato uno scontrino, così lo vedete. Allora, no, questo è quelle punti, questo era il buono, dicevo, di 3 euro che ho ricevuto oggi. Hai caricato uno scontrino, eccolo qua. Ho speso 29 euro e mi hanno caricato 290 punti. Comunque ci sono diversi step e diverse sfide, missioni, però in teoria dovrebbero finire a breve perché dovrebbe iniziare un nuovo concorso. Ma si vedrà. Poi ogni lunedì andando su New... Beh, si è bloccato tutto, ci sono alcuni prodotti, infatti adesso mi dirà che li ho già votati, esatto, ci sono alcuni prodotti dove potete mettere se vi piace o non vi piace, ecco questi sono quelli che avevo messo che mi piacevano, che tra l'altro non li ho trovati, guardate, dipingi il ghiacciolo, questo non c'era, che carino, ah peccato, ecco il bullet planner l'ho preso invece di pagare 5 euro, l'ho pagato 2,50 euro, il Buddha luminoso non l'ho visto, vabbè, alcune cosine insomma direi e niente, allora se volete iscrivervi, insomma se scaricate l'applicazione io vi chiederei tantissimo se potete utilizzare questo codice 8AX5 così farete parte dei miei amici e sarei veramente molto contenta insomma. Ok ragazzi, quindi per oggi è tutto, io vi ringrazio di cuore di seguirmi, sono sommersa, io adesso devo trovare un posto per ogni cosa, e wow, e niente ragazzi, mi raccomando mettete tanti pollicini in su, e ditemi cosa vi è piaciuto di più, se avete qualche preferenza, se a voi ad esempio la collezione delle ciliegie vi piace, e, insomma aspetto i vostri commenti. Vi ricordo che potete trovarmi su Facebook, su Instagram, su Tumblr e anche sul blog Luna Marina Official, blogspot.com dovrebbe essere, ma comunque il link in descrizione ve li metto sempre. Anche il blog l'ho un po' trascurato, ma devo assolutamente riprendere e magari riprenderò proprio con questo video. E niente ragazzi, quindi un abbraccio grandissimo, speriamo di poterci... rivedere, insomma, muoverci di più rispetto a quello che è adesso. Speriamo che questa situazione che stiamo vivendo ora passi al più presto, perché è veramente difficile stare sempre con la mascherina.
specialmente lavorare con la mascherina e i guanti, insomma, speriamo veramente che passi tutto il prima possibile. Quindi io vi saluto, vi ringrazio ancora, un mega bacione e al prossimo video. Bye bye!